Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e come promesso nel pomeriggio sarei tornato con un video riguardante Tsubasa Zero, quindi il nuovo aggiornamento che hanno fatto oggi. Già lo vediamo tranquillamente a schermo che è uscito il piccolo bannerino. Praticamente oggi Tsubasa Zero ha fatto la prima grande manutenzione da quando è uscito il globale e quindi ci ha sparato dentro nuovi eventi e un nuovo banner. La cosa che mi fa un attimo ridere prima di arrivare al punto cruciale, la cosa che mi fa un attimo ridere è che io questo gioco quando era giapponese non è che l'ho seguito proprio in maniera accanita, ma un pochino l'ho seguito e comunque c'era un banner, due banner al mese. Ora, appena è stata lanciata la versione globale, io mi trovo che in 4 giorni ho tre nuovi banner. Cioè, io devo capire perché un gioco finché è giapponese rimane free to play friendly, anche se è ancora free to pay, free to pay, cazzo, free to play friendly, ma mettendomi tanti banner, logicamente chi shoppa di più ha più possibilità di ottenere il personaggio. Ora, fino a qua ci siamo, è la base di qualsiasi gacha, è la base di qualsiasi cosa, ma appena un gioco arriva in versione globale, arriva in versione europea, viene automaticamente distrutto perché diventa una macchina per soldi. Cioè, un gioco finché rimane solo giapponese è bello, bellissimo, ci puoi giocare, è tutto free to play, tutto bellissimo, tutto immacolato. Appena arriva in versione globale diventa un disastro. Diventa un disastro della Madonna. Cioè, della Madosca proprio. Io stavo dicendo della Madonna, però onde evitare che qualcuno si possa offendere, perché qua usiamo solo il Madonna. Madonna. Cioè, Madonna proprio come Madonna non la uso come parola. E quindi ogni volta che un gioco arriva in versione europea, in versione globale, per motivi circostanziali non reali, il gioco boom, si catapulta e muore. Cioè non è che muore, però diventa shopper. Diventa più fatto per chi può shoppare in confronto a chi non può shoppare. Però è un discorso generale. Un esempio stupido che vi posso portare proprio faccia a faccia. Abbiamo visto Dream Team, gioco che quasi tutti abbiamo giocato, perché chi sta vedendo questo video lo sta vedendo perché è passato da vedere i miei vari video di Dream Team ai video di Tsubasa Zero che sto portando ora. Dream Team era un gioco che praticamente quando è uscito doveva seguire le regole di quello che è stato il gioco giapponese. E quindi praticamente inizialmente il gioco, che quindi seguiva la stessa linea retta di quello che era il gioco in versione giapponese per i primi 4 mesi, è stato un gioco rilassatissimo. Cioè, tu prendevi le tue Dream Ball, pullavi, c'erano tre banner crociati da Dio, bello, bello, sistemato. Poi di colpo hanno deciso che il globale doveva raggiungere il giapponese. E quindi si sono messi a pari passo. Da allora, praticamente da quando il globale ha raggiunto il giapponese, e quindi il gioco è andato al picco, diciamo che potevano tranquillamente fare lo stesso sviluppo per tutte e due le versioni del gioco. Il gioco è diventato un fottuto casino di cui non si capisce più un cazzo di niente. Cioè, ogni 3-4 giorni ti viene buttato fuori un banner 6 step, selezione cazzo, selezione europea, selezione bambini, selezione medie, selezioni per diventare non, panettiere, cioè praticamente è diventato un bordello di dimensioni assurde. Ogni gioco che praticamente esce in versione europea e va poi al passo con il Jap, come questo, appena arrivano al pari con il Jap, perché questo è già nato al pari con il Jap, appena arrivano al pari con il Jap, boom, kaboom, non si capisce più niente, distruzione. E quindi profondamente deluso dal fatto che su questo gioco ci sto mettendo speranze, che migliori, il gioco sta già diventato kaboom. Cioè 4 giorni di vita, 5 giorni di vita, quanti giorni di vita? È uscito il 12, oggi ne abbiamo 18, sono 6 giorni di vita. Cioè, neanche 6 giorni effettivi, reali, vabbè, comunque 6 giorni di vita. Sono 6 giorni di vita e praticamente già mi sono usciti 3 banner. Ok, cioè almeno sul giapponese, appena crei l'account ti danno 3000, 3000 Dream, no, 3000, 6000, non mi ricordo quante te ne danno, ma te ne danno molte di più. Almeno te ne danno una marea, ti puoi sfiziare. Qua invece che non ti danno neanche un cazzo di niente, mi stai iniziando a tirare 13.000 banner addosso. Fermati un attimo, ragazzo, fermati. Per quanto mi piaccia avere nuovi eventi, nuove cose, eccetera, eccetera, non mi tirare 10.000 banner addosso perché altrimenti mi rompo un attimo i coglioni. Detto questo, ammesso e non concesso che la mia idea non è detto che debba essere forza condivisa,
contento che ci siano degli aggiornamenti, perché quello che voglio vedere è soltanto il gioco che viene migliorato e vengono aggiunte nuove cose, nuovi scenari, nuove opzioni. Però un attimo con calma, cioè sei uscito da 6 giorni, datti un attimo una cazzo di calmata, non che in 6 giorni ogni 2 giorni mi butti fuori un nuovo banner, cioè. Kadaboom, ciao ciao, cioè, ma ci sei tutto a posto. Praticamente in 6 giorni, da quando Genzo Hamburgo, che sulla versione giapponese è stato per quasi un anno il personaggio più forte come portiere in assoluto, in 6 giorni di globale è stato praticamente spodestato. In 6 giorni sono bastati 6 fottutissimi giorni di globale per spodestare quello che è stato il portiere che ha retto per un anno nella versione giapponese. Quindi praticamente è uscito questo nuovo Ken Wakashimazu. Ken Wakashimazu attualmente è il portiere più forte in assoluto. Quindi scavalca Genzo Hamburgo. Logicamente non è detto che chi. Cioè, non è che tra Ken Wakashimazu e Genzo ci sia l'abisso. Però, se vogliamo fare a statistiche nette, è più forte Ken Wakashimazu che Genzo versione Hamburgo. Quindi totalmente scavalcato. Ciao Genzo, sayonara. Logicamente, ora che il gioco è appena iniziato, ci saranno altri 24.000, 13.000, 4.000, 3.000 triliardi di reroll per prendere Ken Wakashimazu, perché è normale, no? Io rerollo, voglio il portiere più forte, cioè appena iniziato il gioco ho la possibilità di rerollare, che inizio con il portiere più scarso, perché devo per giocare col portiere più scarso, e quindi ti butti verso praticamente il portiere nuovo. È logica, cioè a logica, ora ci saranno altri 4.000 reroll in cui praticamente cerchi di farti uscire Wakashimazu e ci sta. L'unica cosa è che se un po' di, dove, si devono usare un po' di intelligenza, porca puttana bastarda. Ora praticamente chi non ha shoppato rerolla come la merda, chi ha shoppato invece shoppa ancora. Quindi è una strategia a doppio taglio. Doppio taglio che logicamente chi ha shoppato si trova male. Peccato per voi ragazzi, mi dispiace. Probabilmente finirò anche io a rerollare andando avanti così, però vabbè. Comunque, di particolare questo Wakashimazu ha che la sua abilità, quindi possiede roccaforta finale, roccaforte finale, il cui effetto aumenta la propria abilità per ciascun giocatore della nazionale giovanile correttamente. Quindi, anche se su questo gioco puoi schierare personaggi dove cazzo vuoi tu senza che le statistiche si abbassino. Ti dice deve essere schierati in maniera corretta nella rosa come DFOPT, quindi come difensore o portiere. Quindi nel caso in cui schieri un difensore in attacco perché vuoi fare il bullo, non, tutto ciò non funziona. Quindi almeno una cosa l'hanno resa ad hoc, perché altrimenti sarebbe stata una cazzo di puttanata. Anche se non so attualmente quanti giocatori della nazionale giovanile ci siano nel gioco, perché ricordiamoci che il gioco in sé ha già tanti giocatori, solo che noi siamo partiti in pari col Jap, ci siamo saltati tanti di quei banner che solo la Madosca lo sa. A proposito di questo, c'è da dire che nella rosa dei top 10 e top 10 portieri c'è praticamente primo posto questo Ken, secondo posto Genzo versione Hamburgo, terzo, quarto, quinto e sesto c'è praticamente Ken Samurai, Ken Medie, Ken Elementari, Ken all'asilo. Cioè, praticamente c'è la top list dei portieri di questo gioco. È praticamente in base da Ken Wakashimazu. C'è Ken, Genzo, Ken, Genzo, Ken. Quindi, gnu. Logicamente il gioco segue quello che è stato fatto vedere nell'anime, quindi per quello che è stato fatto vedere finora nell'anime non mi potevano mettere un portiere diverso da quelli che ci sono attualmente, da Alan Crocchetta, Ken Wakashimazu e Genzo. Quindi fine qua ci troviamo, giustissima come cosa, però sempre un po' gne, cioè gne, gne. Però ok, quindi nuovo portiere più forte di Genzo, se avete appena iniziato la squadra non vi convince, potete rerollare a manetta per trovare Ken. Tralasciamo questo, come vi ho detto l'altra volta, ogni volta che viene inserito un nuovo banner vengono inserite delle missioni. In questo caso è stato inserito un nuovo banner e sono state inserite delle missioni speciali con Ryo e Shizaki. Al completamento di ogni sfida c'è praticamente un reward, che se andiamo a vedere ci sono tanti di quei reward che solo la Madonnina con i santi sa quante ce ne sono, cioè sono una marea, sono realmente una marea. Il problema è riuscire a fare tutti gli stage, non sono facili, cioè io sono bloccato all'inizio praticamente.
Però questa è una cosa che praticamente se uno ci si muove a pomparsi un pochino la squadra, eccetera, eccetera, ce la si può fare e quindi prendere queste gemme gratuite, tra virgolette. Nello specifico è stato aggiunto praticamente questo scenario che ti permette anche di ottenere Ryo Ishizaki 3 stelle, quindi di aumentare la tua difesa, perché almeno la mia fa cacare, quindi di aumentare la difesa, fine qua ci siamo, so far, so good. Il problema reale è che un giocatore medio che sta giocando a una squadra da 150k, arrivati al terzo stage ci troviamo già a fronteggiare 150 e 200. Quindi andando più avanti ci troveremo con 250, 300, cose che attualmente, almeno per me, sono totalmente infattibili. I reward sono belli succosi, ma cioè, almeno che non mi metto a comprare la stamina come un cavallo e quindi alleno tutti i giocatori e tutte le tecniche e tutte le cose, dubito lontanamente di poter riuscire ad andare oltre il capitolo 3. Il capitolo 3 penso che lo completerò, ma oltre il capitolo 3, per la fine dell'evento, dubito di riuscire a farlo. O almeno questo è il mio pronostico attuale. Oltre questo, è stata aggiunta praticamente una sottospecie di, chiamiamolo Challenge Road per fare riferimento a Dream Team, in modo che viene capita in maniera più semplice. Viene praticamente fatta questa tipologia di nuova sfida in cui si possono ottenere ottimi premi. Logicamente la difficoltà è elevata, ti esce già scritto praticamente nell'immaginina, è elevata, logicamente più vai a salire più diventa elevata. Di positivo c'è che come obiettivo bonus evento ci sono questi tre personaggi. Quindi, di base, questi tre personaggi, se vi devo dire che ho capito come si prendono, ma entrerei in maniera spudorata, non ho capito se ti danno bonus, se li puoi prendere, non ci ho capito una sega. Ci ho capito soltanto che hanno un bonus, che non so che bonus sia. Diciamo, nello store, praticamente andando a vedere i reward che ti può dare questa mini challenge, mini torre, come la volete chiamare, ci sono praticamente scambio evento, registri sfide, ci sono praticamente di utile le palle evoluzione abilità livello 4 e palla tiro oltre il limite grado 4 e grado 6. Stessa cosa vale per passaggio oltre il limite bla bla, quindi sono praticamente oggetti che servono a potenziare il personaggio e sono cose utili, che quindi torneranno utili in generale. Ora il discorso è che chi rerolla a manetta non riuscirà probabilmente a fare tutti gli stage, perché basta guardare che arrivati qua abbiamo squadre da 1 milione. Cioè, ma io come la vinco sta cosa? Cioè, onestamente, ma io come la vinco? Ma le squadre girano sul 150, ma io come la vinco? Cioè, ma siamo onesti con noi stessi, ma come la vinco sta cosa? Vabbè, comunque. Vabbè, non mi dice niente di particolare. L'unica cosa che mi dice è che praticamente questi tre giocatori che quindi abbiamo visto prima hanno praticamente un bonus evento. A prima vista, che quindi io lo sto vedendo con voi, non è che me l'ero preparato come solito, questi tre giocatori quindi ricevono un bonus, quindi dovrebbero essere teoricamente potenziati nel momento in cui vengono utilizzati in questa tipologia di scenario, in questa tipologia, diciamo, la voglio chiamare torre, mi piace chiamarla torre, di questa tipologia di scaletta di missioni. Nessuno dei tre giocatori. Non ho nessuno dei tre giocatori, sono tre giocatori che a parer mio, secondo me, sono tre giocatori che erano praticamente pullabili nell'anno in cui la versione Jap ha giocato e sono tre personaggi che noi, per amor di Dio, magari sono presenti nei pool, ma non abbiamo, cioè almeno io non li ho, né tantomeno ho visto nessun retap che abbia qualcosa del genere. Quindi, in generale, positivo è il fatto che ci sia il bonus per dei personaggi per farti finire in maniera più semplice la road, la challenge, come la vogliamo chiamare, ma questi personaggi li hanno chi ha giocato sul Jap, non li ho io. Quindi che stracazzo me li metti a fare? Ok, quindi le prime stronzate diciamo, dell'unione tra un europeo e un giapponese, perché è normale che la versione giapponese ha più cose paragonate in confronto a noi che abbiamo appena iniziato, abbiamo quattro personaggi crociati da Dio. Cioè le solite stronzate che quando il gioco viene lanciato in versione europea, ragazzi, la tiroide non ci posso fare niente, non riesco a parlare. Quando viene lanciato in versione europea si iniziano a fare cacate su cacate su cacate su stronzate per riuscire a raggiungere
per mettere in pari le due versioni, e la versione europea si trova sempre peggio della versione giapponese, oltre al fatto che viene sempre spiegato tutta una fottutissima merda, perché tu nel momento in cui mi metti questo evento mi puoi tranquillamente mettere sopra con scritto questi personaggi tu fottutamente non li hai perché tu non giocavi sul giapponese, quindi non giocando sul giapponese non hai avuto matematicamente il tempo di pullarli, e quindi uno si mette l'anima in pace, non che ti cervelli a capire bonus, evento, che cazzo hai, dove non è, e via. Ok, chiudendo questo video che era iniziato bene, poi mi sono perso da qualche parte anche perché il pull di prima su Dream Team, su Robson, mi ha scazzato in malo modo, però sono riuscito a mantenere la calma, non ho shoppato un singolo euro, fiero di me stesso. Come ho detto, avrei giocato in maniera più free to play possibile, quindi ho mantenuto la calma e non sono andato a shoppare per prendere Robson, quindi fiero di me stesso, mi stringo la mano da solo. E ok, andando avanti con il discorso, posso praticamente finalmente pullare in un video. Non ci credo, ma è arrivato il momento. Quindi posso fare questo step e lo step successivo. In questo video sicuramente avrò detto 3-4 cacate, perdonatemela perché oggi sono sto più scazzato del solito. Poi io non sono il ragazzo in formazioni, sono il ragazzo quello là simpatico. Anche se in questo momento mi sembro più un drogato, i barboni che stanno sotto la stazione. Ah, però ok, non fa niente, sono cose che succedono, ci sono giorni sì e giorni no, è altalenante la cosa, no? Quindi andiamo a fare queste due multi in cui si spera che per la prima volta da quando ho l'account mi esca uno dei due fottutissimi giappominchia di merda, perché nel mio team non è ancora uscito uno dei due, nonostante stia alla seconda o terza volta che faccio praticamente questi step, non mi sono ancora usciti. Quindi oggi già ho preso abbastanza delusioni da Robson, mi volete deludere anche voi? Ok, Tsubasa che tira, SSR, garantito. Cioè, garantito uno a cazzo, cioè, non è detto che sia uno buono. Però se già mi esce uno dei due mi fai mantenere l'account, se non mi esce uno dei due sono più incentivato a rerollare verso un Kenwa Kashimazu e uno Snider. Perché a teoria logica ormai di Genzo Hamburgo, se posso avere di meglio, ho di meglio. Genzo Hamburgo, non avendo neanche le copie, me lo chiavo cioè me lo ficco nel deretano. Cioè, mi dispiace per chi ha shoppato. Perché chi ha shoppato ora non può rerollare, non si può riprendere tutto quello che c'è di gratis e quindi andare tranquillamente sereno a crearsi quello che vuole. Ma si è inculato praticamente ad avere la squadra basilare. Gne, gne, gne. Anche se comunque sappiamo benissimo è un gioco gacha, quindi tra praticamente 6 giorni è possibile che esce Müller, top portiere mondiale dell'universo, e quindi viene praticamente messo da parte. Messo da parte anche Wakashimazu. Perché poi a dirla tutta, non questo, non mese scorso, quello prima, è uscito Ken Dream Festival, chiamiamolo così, Dream Zero, come cazzo lo vogliamo chiamare. Che praticamente è scavalcato anche da questa versione. Per dire, ed era una versione speciale. Aspetta, ma è il Misaki Banner? È il Misaki ba Maronne? È il Misaki Banner? E Izawa! Io ho scambiato Izawa per Misaki! Gesù, ma perché oggi non mi uccidi? Cosa ti ho fatto di male? Ma che me ne importa a me di Gaiman? Basta, cioè, sta giornata non fa per me. Io sta giornata dovevo solo rimanere a dormire, dovevo riposare. Ok, quindi boh. Non lo so come ho fatto a scambiare. Ah, cioè, ragazzi, sembra Misaki, dai, cazzo. Non mi potete dire di no, sembra Misaki, Dio mio. Cioè, come cazzo faccio a capire che non è Misaki? Siamo onesti, sembra Misaki! Cioè, è Misaki! Mi devi dare Misaki, è Misaki, cioè, c'ha proprio la faccia di Misaki. Invece no, Izawa! Cioè, almeno dimmelo, cioè, scrivimi, ti sta per uscire la merda, uno si prepara psicologicamente, ma vaffanculo. Vabbè. No, ma vaffanculo seriamente, cioè, che merda, che merda. Rirolliamo, ho capito, vai, 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 vai. Ok, un altro SSR, Gesù Christen! Ti preghen, uno dei banner, uno di quelli là, uno dei giapponesen. Ma che cazzo, nelle info sta scritto 7%, ma sto cazzo di 7% dove cazzo sta? Cioè ora praticamente di qui,
tra virgolette, per dire, mi sarebbe potuto uscire uno di quei personaggi bonus che praticamente serve per fare quella tipologia, chiamiamola challenge rudo, come la vogliamo chiamare, che praticamente i giapponesi hanno avuto un anno di tempo per pullare quei cazzo di personaggi, io ho avuto 6 giorni di tempo, come cazzo è possibile che io li abbia? E ok, ora qualcosa si deve spaccare da qualche lato, perché è uscito Holly che tira, quando Holly fa il drive shoot, dai, è assicurato, cioè non c'è né cazzo né mazzo. Però qua, mamma, non ce la faccio più, sto morendo di caldo. La tiroide non mi aiuta. In questo momento mi sento tipo un quarantenne. No. Cioè, quando ti spacchi, non mi dire che esistono pure le animazioni fake come su Dream Team, perché veramente mi fa venire, mi viene un infarto. Cioè, io collasso qua a terra. Niente ancora. Va bene. Sì, bello. No, sì, è quello che desideravo io dalla vita. Lo desidero, ti desidero oggi, ti desidererò domani, dopodomani. Dopo. Ne rimangono due! Quando cazzo ti spacchi? Edia! Allora, se non si spacca, mo mi incazzo come una faina turca. Gesù, questo è Misaki! Mo si Misaki! Prima ti ha scagnato, mo si Misaki! Mo sei fottutamente Taro Misaki, Dio mio! Che sei uguale a Zawa, identico, cioè non cambia un cazzo di niente tra te e la fottutissima versione Gesù Cristo, grazie, illuminato dal cielo di Dio. Mua. Ok, quindi abbiamo pullato. È uscito sto ricchione di merda, ma bastardo, fulmine bianco. Allora, considerando che di Tsubasa, logicamente, come in ogni gioco che si chiami Capitan Tsubasa, escono praticamente 18.000 versioni, preferivo Misaki a Tsubasa. Quindi va benissimo che mi sia uscito Misaki e non Tsubasa, perché tanto di Tsubasini avremo così tante versioni che non è per forza essenziale che mi esca questo. Anche se dovrebbe essere il più forte, cazzi e mazzi, fotte sega. Va benissimo Misaki, mi accontento, cioè mi accontento, mi va benissimo così. L'unico problema che tengo, tra virgolette, ora è la difesa, che praticamente fa acqua da tutte le parti. Allora, ora pensate a me che io odio i giapponesi. Avere una squadra con in attacco, chiamiamolo John Morrison, va? John Morrison, un ano. Tsubasa, ok, in sto gioco non mi sta antipatico, non lo so perché, non mi sta antipatico. Ma già avere il nano e quel cazzo di ritardato mongoloide, già mi urta il cervello, cioè mi crea proprio problemi psicologici, mi urta proprio il sistema nervoso. Almeno i centravanti, tengo Misugi, tengo Pierre, un poco di aria europea. Però madonna, mamma mia, vedere quel cazzo di nano, che poi... Sempre perché io vi devo far capire la mia fortuna in quanto. Cioè, praticamente di attaccanti, oltre Snyder, a me è uscito. Cosa mi è uscito a me? Io vedo solo nani. Vedo solo fottutissimi nani in tutte le loro fottutissime versioni. Però, c'è da dire che il gioco per ora ha praticamente 99, 98% di soli giapponesi e un 2% di giocatori stranieri, europei, argentini o quello che cazzo sia. Quindi è normalissimo che mi escono solo giapponesi, non posso lamentarmi di una cosa ovvia, cioè è più facile veramente pullare un 0,01 su Dream Team che praticamente avere una squadra di stranieri su sto gioco, però va bene così. Mi è uscito pure, ma perché mi sei uscito pure tu dal campo? Ma la sta selezione automatica è proprio una merda. Quindi qual era il team che io volevo fare? Il team che io volevo fare era questo. Ora devo vedere dove cazzo ci devo infilare Misaki, perché c'è un po' troppa gente, cioè non si capisce niente. Ci infilo Misaki, sì, Misaki qui. Ci infilo Misaki là e il team dovrebbe essere molto ma molto ma molto ma molto ma molto migliore. E quindi va bene così. Quindi le prossime gemme, i prossimi pull saranno dedicati a Ken Wakashimazu, perché provo a prendere Ken Wakashimazu onestamente, detto con il cuore, mi scoccia troppo rerollare ogni 3 secondi per prendere il nuovo personaggio. Ma non sono totalmente d'accordo con le scelte che, per quanto la scelta sia una buona scelta, buttare più banner, quindi dare più possibilità, farti accanire al gioco, ma
Due giorni fa tu mi hai buttato il banner a Amburgo e quindi già mi avevi fatto accanire. Potevi prendere una settimanella di pausa prima di buttarmi un altro evento o un altro banner in mezzo. Cioè, mi potevi buttare gli eventi, ma non un altro banner. Cioè, potevi prendere 7 giorni di aria fresca per farmi respirare. Invece no, buttiamo tutto dentro subito. Cioè, proprio bomba. Secondo me esagerazione, però ahimè. Gioco loro, scelte loro. Qua, tra poco andiamo a finire peggio della Club. Quindi ragazzi, chi non ha un account buono, rerollate, prendete Ken, non serve più Genzo. A inizio come starter prendete Snider. Quindi se dovete rerollare, personaggio principale da prendere nel reroll è Snider, personaggio da prendere nei banner è Wakashimazu. Quindi cambiano le regole, non è più prendere Genzo e Snider, ma è prendere Snider e Wakashimazu, almeno che poi tra 2 giorni non esce un attaccante pure. In quel caso, sciascia, tutto quello che sto dicendo va al cesso. Quindi, ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video. Mi dispiace per la confusione che, diciamo, che ho detto durante la spiegazione di quello che dovrebbe essere una semi Challenger Road. Ma cioè, se pensavo, onestamente pensavo, che iniziando a fare praticamente le sfide, poi regalavano dei personaggi per riuscire a migliorarti un po' la squadra, logicamente non al top. Invece sono risultati, leggendo meglio le notifiche, che sono personaggi che praticamente se li hai vengono boostati. Quindi non è nulla di regalato, non è nulla di free, non è nulla di gratis, è un'altra inculatura. È un'altra inculatura, è un'inculatura per noi perché non abbiamo quei personaggi, non abbiamo avuto il tempo statistico per poterli pullare, mentre i Giappa hanno avuto il tempo statistico per poterli pullare. Ma che cazzo, non riesco più a parlare, fottuta tiroide di merda. Hanno avuto il tempo statistico per poterli pullare. Cioè, mi sembra che ho problemi a parlare. Ok. Quindi, vi ringrazio per aver visto anche questo video. Vi ricordo che giù in descrizione vi lascio le pagine di Cavalieri dello Zodiaco Gruppo Italiano. Indipendentemente che giocate sul SEA, sul giapponese, sul cinese, sul entrate, trovate il vostro gruppo, trovate i vostri amici. E se vi va, aiutatemi a far crescere la pagina perché si sta creando veramente una bella community. Vi lascio logicamente in descrizione anche la pagina di Tsubasa Zero, che il video riguarda quello. Il gruppo, logicamente, anche quello sta crescendo. Sto uscendo pazzo a vedere tutti i gruppi. Veramente sto uscendo pazzo a vedere tutti i gruppi. Però sì, sta crescendo anche quello. E quindi entrate. Se ne capite del gioco, avete giocato la versione giapponese, ne capite, soprattutto avete intenzione di giocare in maniera assidua e quindi ne capite tanto, siete soprattutto delle brave persone, mi potete anche richiedere la possibilità di diventare moderatore nel gruppo, in quanto ho bisogno di un aiuto, ne ho veramente bisogno, ma al momento prendo, tra virgolette, prendo, parlo come se fossi una pagina, un gruppo da 10.000 triliardi di persone. Ma prendo logicamente persone che hanno soltanto una pazienza di ferro, perché essere moderatori in un gruppo proprio ti. Proprio. Dover avere a che fare con qualsiasi tipologia di botta e risposta, anche quella là magari più stupida, delle volte ti può snervare, anche se magari l'altra persona non lo fa in maniera cattiva, delle volte ti può un attimo snervare. E soprattutto serve una persona che abbia un'ottima conoscenza, cioè una persona che segue il gioco, perché c'è qualcuno che magari entra ogni tanto, non ne capisce niente, si propone e poi a conti fatti non è che non mi serve perché voglio essere cattivo, ma serve qualcuno che dia delle risposte dove io non riesco ad arrivare. Logicamente io non sono un dio di questo gioco e soprattutto non ho tutto il tempo dell'universo per poter rispondere a tutti. Per quanto mi piacerebbe con tutto il cuore riuscire a rispondere a tutti, al momento quello che sto puntando è riuscire a creare delle community per aiutare le persone tra di loro. Sia per quanto riguarda i Cavalieri dello Zodiaco, per quanto riguarda Tsubasa Zero, in modo da non lasciare le persone nei gruppi generali inglesi dove non si capisce un cazzo di niente, magari alcuni di voi non riescono a parlare bene inglese e non capiscono nulla. Quindi sto cercando di creare gruppi per farvi interagire tra di voi, cioè sembra una cosa sessuale sta cosa così, per farvi interagire tra di voi e quindi riuscire a farvi aiutare. Ragazzi, per questo video è tutto. Penso nella notte, se avrò voglia, ci sarà, o domani mattina, ci sarà un altro video.
Ma questo video riguarderà Inuyasha. Perché riguarderà Inuyasha? Perché sto giocando al gioco che vi ho fatto un video l'altro ieri. E il gioco mi ha preso. Logicamente non ho avuto tempo di andare avanti in confronto a quello che ho fatto nel video. Ho fatto giusto un capitolino di storia, nulla di importante. Però il gioco mi sta piacendo tanto, tanto, tanto. Cioè mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E quindi lo porterò, diciamo farò un altro video come fosse una live reaction praticamente a me che vado avanti nel gioco. Quindi non è un video studiato, non è un video ferrato, del resto no, io non faccio nessun video studiato e ferrato. Quindi non è un video studiato, non è un video ferrato, è un video semplicemente di gameplay che mi trovo davanti il gioco, non so cosa fare e lo farò. Se vi fa piacere il video ci sarà, se non vi fa piacere skippate tranquillamente quando vedete la notifica Inuyasha. Per questo video è tutto, spero di non essere stato troppo lungo e noioso e ci becchiamo alla prossima.